Bros, benvenuti in questa nuova parte del walkthrough di Assassin's Creed 4 Black Flag. Se vi siete persi le parti precedenti, cliccate sulle miniature a schermo appunto per guardarle. Ora procediamo col video. Bene ragazzi, benvenuti nella 25esima parte del walkthrough di Assassin's Creed 4 Black Flag. Ci stiamo dirigendo a quanto pare all'Havana, dove è presente la prossima missione, quindi accetta. Bene ragazzi, siamo quindi all'Havana, eccoci qui a svolgere la prossima missione, a quanto pare ne abbiamo altre due e concludiamo la sequenza 12 che è l'ultima del gioco ragazzi, quindi la fine del gioco è davvero vicinissima. Allora, come vedete qui in basso a sinistra la zona è vietata, cioè tutta la mappa è vietata, tutta quella di Havana. Quindi non dobbiamo farci sgamare e svolgiamo già la missione. Sangue nero. Ah, capitano Kenway, sono forse la prima faccia amica che vedete da che avete gettato l'ancora. L'Havana è in coprifuoco a causa mia? Già. Torres penserà che qualcuno ce l'ha con lui. Non si inganna. Un oggetto raccapricciante. È quello che credo? Già, guarda. Con il sangue del governatore. Si vede attraverso i suoi occhi. Ma è vicino alla chiesa. Prendi, tienilo tu. Per sicurezza. Ti aspetto al rifugio. Buona fortuna. Ok ragazzi, quindi dobbiamo dirigerci verso la chiesa. Quindi dove si trova la chiesa? Trova Laureano Torres. Ok. Cavolo, già mi ha visto uno. Non è possibile. Ho fatto un solo salto sul tetto, ok? Ok, andiamo da quest'altro lato, va. Edward. Ok, ci sei, non mollare, su. La zona dovrebbe essere già questa, è vicinissima. Quindi mettiamo l'occhio dell'aquila. Ok ragazzi, ci avviciniamo al nemico. Abbiamo un assunto pendiente con il tiburone nel castillo. Il signor Torres querrà parlare con noi personalmente. Il proprio Torres? Un menudo onore. Non te alteres, amigo. Esto no es una reunión de sociedad. Seguidnos. Ya han enviado la mayoría de la flota. ¿Estás cuestionando una orden directa, soldado? No, señor, pero es que... Bien. Ora non parlano più. Cavolo, qua ci facciamo sgamare, facciamo attenzione. La ciudad entera en alerta por esos asesinos. Calla. Un rumor acaba con la confianza más rápido que una bala. Ni menciones a los asesinos. He oído historias sobre ellos. Espero que te equivoques. Ahí, vosotros dos. Cerrad esas bocas antes de que os las tenga que cerrar yo. Señor, sí, señor. Ok, ragazzi, io sto continuando a inseguire i nostri nemici qui. La cosa va avanti da molto tempo. Cioè, li sto inseguendo da davvero un bordello di tempo. Oh, cavolo, chi è? Colpito, bene. Vedi qua, su. Non vorrei che mi vedessero, però, Ci siamo, ci siamo. Penso si fermino tra poco, no? Spero di sì. Dove vanno? Entrano nella fortezza. Cavolo. Mi sa che così ci facciamo sgamare. Sali su, sali su. Aspetta. Bene, colpito. Pedina, non posso pedinarlo se va dentro la fortezza. Uccidi Laureano Torres. Cavolo, non entrare in conflitto. Ma non ci riusciremo mai. Non è possibile, ragazzi. Ok, allora pensiamo un po' come entrare, Ok, ragazzi, io sono qui giù. Sto pensando di entrare da questo lato della fortezza, in modo tale da non farmi sgamare. Ora, non so se qui ci sono delle guardie, mi sa di sì. Uno è proprio qui dietro, ok, arriva. Attenzione. Sbatta fuori, ok. Mettiti qui e dormi un po'. No, 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 ce ne sono altre. Cavolo, da dove ci guarda? Da lassù. Copriamoci, va. Quello è un nemico, sì. Attacca. Bene, Edward. Bene, bene, mi piace quando procedi così, ancora. Bene, sgamato. Non è possibile, sgamato, attenzione. Colpiscilo, Edward. Bene, tu dormi. Stiamo anche finendo i dardi, perché ne usate altri contro altri nemici. Attenzione.
Eccone qui un altro. Fischia. Ehi, mi senti? Ok, non mi sente. Per cui, morto. C'è un altro qui, fatto fuori anche lui. Oh cavolo, che calcione. Oh cavolo, c'è un nemico qua. Aspetta, lo facciamo fuori. Ora. Bene ragazzi, che azione che stiamo facendo. Su, su, su. Veloci, veloci. Ok, sali. Ancora qui. Possiamo fare altro? No. Ok, qua c'è anche un frammento dell'Animus. Lo prendiamo, non ci importa. Ok. Procedi, su. Quindi mi sa diritto. Oh cavolo, c'è un nemico qua. No, apriti Edward. Arriva il nemico. Attenzione. Attacca ora. Bene. Stiamo procedendo bene, bros, vai. Lo scrigno poi lo prendiamo qui, non ci interessa ora. Dobbiamo far fuori un nemico importante. Ok, sali. Ancora, Edward, non perderti d'animo, su. Siamo vicini ormai. Continua a salire, puoi? Ok. Oh, cavolo, un nemico. Attenzione che ci guarda quello. Buttalo giù. Bene. Ora, ragazzi, mi sa dobbiamo coprirci. Ci sarà un bordello di gente qua, ne sono sicuro. Arriva un nemico. Fallo fuori, fallo fuori. Bene, ragazzi, attenzione. C'è un altro qui che mi sta antipatico e voglio fare fuori. Bene, vai giù tu. Poverino. Ok, ragazzi, qui giù. Possiamo farcela. Non è difficile. Ok, ragazzi, il nemico si è mosso nuovamente. Per cui direi di attaccare ora. Uccidi! È finita, Torres. Cristo. Di nuovo, eh? Ok ragazzi, a quanto pare non era il nostro nemico. Ci hanno preso un po' per il culo. Usa le guardie come scudo umano, non entrare in conflitto. Vabbè, come potevo farlo questo? Oh mio Dio. Sei troppo bravo con la spada. Allora, prendi a pugni lui. Comunque come faceva a non entrare in conflitto? Cioè è una cosa impensabile, perché qui mi hanno attaccato direttamente. Fai fuori anche lui. Bene. Ucciso. Oh cavolo, cosa fa? Mamma mia ragazzi. Ok, mi farà un bel po' male. Allora, io direi di usare un po' le pistole. Altrimenti. Ancora. Cavolo ragazzi, ma ha un'armatura potentissima. Ha un'aura potentissima. Ricarica, va. Ancora, ancora, veloce, veloce Edward. Questo è forte. Questo è forte Edward, attacca. È ancora vivo, ragazzi, ma com'è possibile? Ricarica, Edward. Cioè, guardate, col dardo da corda non... cioè, non gli fa niente. Oh, cavolo. Uccidi costui, che all'improvviso si è avvicinato a me, ma non so il suo volere. Veloce, veloce, su, 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 su. Ci siamo. Ti va di parlarmi, amico? Vorrei davvero sentire cosa hai da dirmi. Tu mi hai umiliato. E io ho imparato la lezione. Sono diventato un uomo migliore. Voglio che tu muoia sapendo che hai fatto di una canaglia un vero soldato. Lasci questa vita per la pace eterna tra i defunti. Fuggi dalla zona e nasconditi. Oh cavolo, dove devo fuggire? Oh mamma mia, quanti ne arrivano. Dobbiamo salire veloci ragazzi. Qua non si scherza più ormai. Non si scherza. Cavolo, mi inseguono. Veloci, veloci. Dobbiamo lanciarci da qualche zona. Non so da dove però. Lanciati Edward, lanciati ora. Veloci. Tanto qui penso non ci siano altri nemici. Vai al rifugio degli assassini. Lo facciamo. Credo siamo riusciti a fuggire, ragazzi. Penso non ci cerchino più. Però comunque dobbiamo stare molto attenti, visto che siamo in una zona completamente vietata. Ci siamo quasi. Comunque, ragazzi, come al solito colgo l'occasione per ricordarvi di... oh, cavolo, nemici. Di cliccare mi piace, comunque, come dicevo, sulle mie pagine Facebook, Twitter e Instagram. Perché talvolta lo dimentico, a volte lo ricordo. Cavolo, nemici anche qui. Pare che Torres non sia più in città. Chi inseguivi? Sulla fiala c'era scritto Torres, ma era il sangue del suo vice. Dove è andato?
È partito stamani. È diretto a ovest. L'osservatorio. Lo seguiamo? Informa Atabai. L'abbiamo messo in trappola. Missione completata. Obiettivi secondari, mi sa che non abbiamo fatto nessuno dei due, ma non importa. Sangue nero completata. Voglio tutte le vele! Perché Torres cerca tanto l'osservatorio quando il tesoro è già in mano tua? Torres non sa che ce l'ho. E allora perché glielo porti? Rischi la cattura. Perché deve sapere che è in mano mia. Prima di tutto. Cavolo, lui voleva anche fare lo sbruffone. Quindi direi, ragazzi, di raggiungere direttamente la zona della missione. Vediamo un po' dove si trova. Oh cavolo, è lontanissima. Ok, è qui giù. Quindi ragazzi, direi di raggiungere direttamente questa zona. Bene ragazzi, ci avviciniamo alla zona indicata. Edward, una flotta blocca l'accesso al nostro covo. Sì, l'armata. Ecco Torres con i suoi. E dimmi, che cosa vorresti fare a riguardo? Riuscirò ad aggirarli. Quanto pare quindi dobbiamo aggirare la situazione. Non so come. Mi sa che non dobbiamo farci sgamare, ma credo sia un bel po' difficile. Cavolo, la nave nemica ci sta vedendo, Cavolo, fuggi. Bene ragazzi, ho qui appena sconfitto la nave che appunto ci impediva l'accesso a questa zona. Svolgiamo l'ultima missione del gioco, ovvero Infrantumi. Chi è questo Torres? E che cosa ha fatto per meritare una condanna a morte? È un templare, come Rogers e Orbit. Gente che pianifica di usare l'osservatorio con scopi sbagliati. Il potere e il controllo. Le violenze che commetterebbe sarebbero sottili ma gravi. Letali, eppure quasi invisibili. Capisci che intendo? Come quando c'è la siccità, la gente ha sete e un uomo ha un grosso barile d'acqua ma non fa bere nessuno. Sarebbe un assassino ma con le mani pulite. Già, proprio così. Mi basta. Bene ragazzi, raggiungiamo la zona. Quindi raggiungi la spiaggia, lanciati. Col solito tuffetto. Capitano in mare, come al solito. Liberi i guardiani ostaggi. No, sono qui. Dentro la giungla. Infatti qui non ne vedo di nemici. Ricompense multigiocatore. Che c'entra che sto giocando il single player? Ma quindi addentriamoci fino a... Spade scozzesi. Questo nuovo oggetto è disponibile. Perché? Cioè lo sto leggendo. Perché lo togli? Vabbè, comunque entriamo. Raggiungi la stanza di osservazione. Stanno uccidendo appunto gli abitanti del luogo, cavolo. Tranquilli, bros. Vediamo, ce ne sono altri nei dintorni. Non mi sembra, quindi penso possiamo procedere tranquillamente. Ma guarda qui. Cadaveri per lì. Hanno dato seguito alla loro minaccia. Mi spiace profanare i loro corpi, ma ragazzi abbiamo bisogno di dardi perché... Davvero, dardi del furore. Vabbè, comunque abbiamo bisogno di munizioni. Perché mi sa... Oh cavolo, hanno sparato di nuovo. Soporiferi per due, bene, bene. C'è gente qui. Cavolo, questo è vivo. È vivo ancora, meno male. Beh, questa è una guardia. Raggiungiamo direttamente questa zona, va. Raggiungi. Ok, raggiunta questa zona. Dobbiamo ancora proseguire. Cos'è questo clima rosso improvvisamente? Cavolo, sei tutto annebbiato. Zona vietata. Addirittura si mette il cappuccio, Edward. Che poi sappiamo che sei tu, eh. Non è che se ti metti il cappuccio non riusciamo a riconoscerti. Beh, ragazzi, si sente proprio, diciamo, l'epicità della cosa. Perché ci stiamo avvicinando. Penso... Oh, cavolo, nemici là. Non facciamoci sgamare. Dovrebbero esserci dei nemici nei dintorni. Cosa fanno lì? No! Vogliono ucciderli, ragazzi, no? Noi li salviamo, li salviamo! Bene, salvati! Uccidiamo lui! Bene, fatto fuori, liberiamoli, va! Poverini, liberi prigionieri, potete andare. Siete liberi.
Liberi i guardiani ostaggi. Ok, ne ho liberati solo due. Mi sa che ne dovevo liberare altri. Beh, comunque noi... Anzi, tre in questo caso. Continuiamo a procedere. Magari ne incontriamo altri da liberare. Oh, cavolo. C'è qualcuno qui? No, non c'è nessuno. Dopo, Anna. Ti spiegherò tutto una volta finito. Cos'è che sale e scende? Una sorta di ascensore. Bene. A quei tempi già avevano ste cose. Ovviamente parlo della prima civilizzazione. Io qui non vedo altri comunque amici da liberare, eh. Penso siamo quasi arrivati, ragazzi. Bene, bene. Già. Allora resta qui, non lasciarli passare. Pronta a combattere ancora, sì. Ok, quindi lei resta qui e noi scendiamo, ragazzi. Siete pronti? Per il gran finale, o almeno si spera per il gran finale. Venga, muovete! No puedo! Mis piernas no responde! Che cavolo è successo, ragazzi? Si è disintegrato. Che cavolo succede qui? Che fanno sti due qua? Oh cavolo, nemici, qua se cado muoio. Che è passato lui? No, perché lo attacchi, Edward? Poverino. Mi sa dobbiamo lanciarci laggiù, ragazzi. Ma qua... qua è difficile. Oh cavolo, quelli si muovono. Perché si muovono così? Oh cavolo, ragazzi, qua non si scherza, eh. Vai, dobbiamo trovare il tempo giusto per lanciarci. Altrimenti è finita qua. Sei pronto, Edward? Lanciati qui. Bene, ce l'abbiamo fatta, attenzione. Non so verso dove devo dirigermi, di qua mi sa. No, ah ok, ce l'ha fatta, ce l'ha fatta. Quindi ora di qua mi sa. Sinistra, veloce Edward. Ok, ce l'ha fatta. Sali. Bene. No, aspettami, dove dobbiamo andare? Di qua mi sa. Ok. O forse no. Forse dall'altro lato, ok, di qua. Dobbiamo aspettare di risalire. Quindi da quest'altro lato, bene. Ok, mamma mia, io qui sarei caduto senza problemi, eh. Anzi no, in questa direzione. Oh cavolo, io non saprei dove andare qui. Lanciati di qua. Oh cavolo che è qua. Mamma mia, detto qui Edward morirà di sicuro, invece no. Uccidi Laureano Torres, finalmente. Per registrarlo todo, hai che parare sta locura. Uccidi le guardie con le difese dell'osservatorio, c'era scritto prima, non so se avete visto. Quindi devo lanciare sti tipi, a quanto pare, verso quei raggi magici che sono comparsi prima. Come posso lanciarli in quella direzione? Di là. Ah ok, ho capito ragazzi, quindi così, spingendoli. Bisogna spingerli. Anche tu vedi qua, no cavolo, si è levato il raggio. Prendi questi altri, aglio Edward, non farti attaccare così. Ok. Fatto? No. Ne manca un altro, eh. Ok ragazzi, qui c'è un nemico. Buttiamolo. Bene. Sconfitto. Credo che abbiamo risolto qui il 100%, o meglio del secondo obiettivo. Il primo purtroppo credo non siamo riusciti a farlo. Questo va giù. Quindi andiamo in quella direzione, va. Oh cavolo, aiuto, no. Che è successo qua? Ah ok, si può andare anche di qui, bene. Cavolo ragazzi, fighissima comunque tutta sta scenografia qua. Attenzione, sali. Oh diavolo ragazzi, qui potrei morire, attenzione. Lanciamoci ora, veloci, veloci. Edward, devi muoverti però. Edward. Ah ok, attenzione Edward. Aspetta che appunto possiamo passare. Ok. Attenzione, eh. Altrimenti qui è davvero finita. Ok, dobbiamo lanciarci. Benissimo. Vai su. Non so forse se dobbiamo andare su o meno. Aspetta, mi sa dobbiamo tornare di qua. Ok, questo scende. E noi ci lanciamo. Poi come un ascensore risale. Oh cavolo, eccolo là, Torres. Aspetta, lanciati qui. Potrebbe esserci l'assassino in volo, per cui... attenzione, vediamo se riusciamo, eh.
potevamo tenere il potere per noi e ridurre quei miserabili imperi in ginocchio. C'è un enorme potenziale in voi, eppure non l'avete ancora compreso. Tutte fandonie. Sei morto! Capitano Kenway, la mia spena nel fianco. Uccidermi v'è soddisfatto. Faccio solo il mio dovere, Torres. Voi avreste fatto lo stesso. E l'abbiamo fatto, credo. Non avete più famiglia, né amici, né futuro. Ci avete perso molto più di noi. Può essere. Ma se vi uccido, pongo rimedio a un male molto maggiore. Ci credete sul serio? Voi vorreste rinchiudere l'intera umanità in un'elegante e decorosa prigione, sana e salva, ma privata della ragione e prosciugata dello spirito. Quindi sì, con tutto ciò che ho visto e imparato in questi anni, ci credo e come. Sembrate davvero molto convinto. Buon per voi. Torres ha risvegliato qualcosa qui. Siamo al sicuro? Ora che l'abbiamo riportato, credo di sì. Come si chiama questo posto? La follia del capitano Kenway! Ezza Wulte su Tukila. Ka Wenen. Sigilliamo questo posto e gettiamo la chiave. Fino al prossimo saggio, questa porta resterà chiusa. C'erano delle fiale l'ultima volta. Con il sangue di antichi uomini, secondo Roberts, ma ora sono sparite. È nostro dovere recuperarle, prima che i Templari se ne accorgano. Potresti unirti a noi? Lo farò, ma solamente dopo aver sistemato tutto a casa. È arrivata la settimana scorsa. Missione completata, ragazzi. Purtroppo non al 100%, ma l'importante è averla conclusa. Ragazzi, il video si conclude qui. Non perdetevi la prossima parte perché vedremo il finale del gioco. Quindi mi raccomando, restate sintonizzati. Arriverà domani alle 14. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, vi ricordo di lasciare un mi piace, un commento, di iscrivervi al canale nel caso in cui non siate già iscritti e seguitemi sui social network, trovate ovviamente il link in descrizione. Quindi ragazzi, io vi saluto e alla prossima, ciao!